Appuntamento col teatro e con la storia. Sabato sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Casalmaggiore. L'ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo, ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani. Il 1992 fu l'anno delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, un anno drammatico e cruciale che ha cambiato per sempre la storia dell'Italia e che si potrà rivivere, per così dire, a teatro. Lo spettacolo che è stato scritto da Claudio Fava, che ricordo è stato presidente della commissione antimafia in Sicilia, nonché lo sceneggiatore del film I 100 passi, che credo molti ricordino o abbiano visto. E questo spettacolo è stato prodotto pensando proprio ai 30 anni dopo la strage di Capaci e poi l'assassinio di Paolo Borsellino, e che era il 2022. Ovviamente io l'ho scelto per la stagione 22-23, dopo che cade nell'autunno del 22, quando c'è la stagione, o nel 23, dipende ovviamente anche dalle disponibilità della compagnia, perché ha fatto una grossa tournée non solo in Italia, ma anche all'estero. È stato il primo spettacolo che è stato rappresentato all'interno della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in Lussemburgo. Non solo ci rappresentano gli ultimi giorni e gli ultimi istanti prima degli attentati, ma vedremo anche dei due magistrati palermitani fatti anche meno noti al pubblico, più intimi, e alla fine di questa loro via crucis troveremo anche delle situazioni umane, ma anche nel senso anche di allegre, ironiche. Accanto alla rabbia e alla solitudine ci sono anche questi momenti invece di ironia, di allegria.